Ciao a tutti ragazzi, qui è Visio e ben ritrovati nel canale, ben ritrovati con un nuovo video a tema Lego e a tema Batman. Come sempre che avevo annunciato l'uscita di questo video sui miei social, che vi lascio qui sotto, mi raccomando, vi invito ad andare a seguirmi se volete restare sempre aggiornati. Inoltre vi ricordo che in descrizione vi lascio i link per acquistare questa bellissima Batmobile, insomma, e anche tutti gli altri Lego a tema Batman ve li lascio sotto, va bene? Ragazzi, allora, questa è la Batmobile ovviamente ispirata, presa dal film The Batman, film che a me è piaciuto anche abbastanza, ed è finalmente una Batmobile, ragazzi, molto normale, diciamo molto classica, perché come potete vedere non è strana o spaziale come quelle degli altri film che abbiamo conosciuto in passato. Ma fondamentalmente, ragazzi, è una muscle car, no? Una sorta di Mustang Camaro. Adesso devo ammettere che non sono sicuro su quale base è stata costruita questa Batmobile, quindi chiedo scusa se mi sbaglio, anzi, magari se lo sapete lasciatemi sotto un commento e fatemi sapere da quale macchina è ispirata questa Batmobile. Ragazzi miei, ma prima di iniziare questo video, io come al solito vi invito a lasciare un grossissimo pollice in su e mi raccomando iscrivetevi al canale. Inoltre vi ricordo che qui sopra vi lascio la playlist dove potete trovare tutti i Lego che abbiamo fatto sul canale. Va bene? Ragazzi, pronti? Lego 76181, andiamo ad aprirlo. Ok ragazzi, eccoci qui con la Batmobile Lego 76181. Allora, ovviamente questo è lo scontro che Batman ha con il pinguino, l'inseguimento con il pinguino, infatti la minifigure è compresa. Questa è la bellissima Batmobile, raga, che è piena di dettagli con tutte queste fiamme blu che si possono attaccare ai vari scarichi. Poi ve la faccio vedere da dietro, guardate che spettacolo, anche la parte motoristica davvero fatta bene. Ci sono anche questi razzi che si possono attaccare sul radiatore centrale che premendo sul cofano possono partire, va bene? Allora, che cosa troverete all'interno della confezione? Ovviamente le istruzioni. Eccole qui ragazzi, abbastanza semplici, come al solito per questi modelli più piccolini non ci sono dettagli molto importanti da vedere, le istruzioni iniziano subito con il montaggio, in più potete trovare tutti questi adesivi che vi mostro, sono un bel po', soprattutto per quanto riguarda la carrozzeria, vedete ci sono tutte queste parti che si attaccano sulla carrozzeria esterna e le buste che sono soltanto tre, quindi la costruzione, come immaginate, è abbastanza rapida, seppur devo dirvi la Batmobile è davvero davvero fatta bene. Quindi adesso vi voglio mostrare anche le minifigure, iniziamo con il pinguino che ha questo, diciamo, lanciamissili, una cosa spettacolare, non avevo mai visto, credo che sia una novità, perché come potete vedere si va ad inserire questo brick rotondo uno per uno che praticamente premendo questo pulsante, guardate ragazzi, parte proprio, avete visto il colpo, davvero ben fatto, sinceramente una piacevole novità. Poi anche questa sorta di mitragliatore, diciamo, sembra una sorta di Uzi, va bene, e guardate che bello il viso, ha due volti che potete scegliere, questo più arrabbiato, invece questo con il ghigno, diciamo, più cattivo, ecco. Allora, questo dunque era il pinguino. Poi vi mostro il nostro Batman, ragazzi, guardate che bella la sua suite, fatta molto bene, sia il logo, guardate che spettacolo, il logo che abbiamo visto durante il film si toglie, in realtà è un batarang. Il mantello è stato realizzato come al solito con questo tessuto molto morbido e davvero molto ben fatto, in più Batman gli potete anche cambiare la testa. Infatti, come potete vedere, vi sarà fornita anche la testa di Bruce Wayne, no? Con i capelli, interpretato ovviamente da Robert Pattinson. Ok? Vabbè ragazzi, dunque questi erano, diciamo, gli accessori. Adesso ci spostiamo e andiamo a vedere la Batmobile. Eccola qui ragazzi, guardate un po' che spettacolo! Questa macchina, ragazzi, è bellissima. Allora, ve la voglio far vedere proprio perfettamente perché vi assicuro che merita. Come vi dicevo, qui ci sono questi due colpi che possono essere sparati premendo questa parte del cofano. Voi premete questi due in giù e loro partono. Adesso non lo faccio, ragazzi, perché già mi sono perso il brick uno per uno. Se sparo questi, mi perdo anche questi. E non mi va di stare a cercare tutto il giorno i colpi. Come potete vedere, gli adesivi, qui ci sono quelli davanti del paraurti anteriore, vedete? Poi ci sono questi sulla carrozzeria, come vi stavo mostrando prima nelle immagini. Questo qua è anche un adesivo. E poi sono anche adesivi i due fari posteriori. Mentre invece questo, ragazzi, è quello stampato, insomma, abbastanza classico. Quindi, vi dicevo, questa Batmobile, ragazzi, è veramente ben fatta. Guardate se non ricorda una muscle car,
Peraltro, ragazzi, le ruote posteriori, come potete vedere, sono più basse di quelle anteriori e gli vanno a dare proprio questa postura cattiva, vedete, con la parte posteriore più rialzata, è veramente bella. Guardate anche la parte motoristica, bellissima, magari vi mostro anche qualche piccolo video che ho realizzato mentre la stavo costruendo. Molto molto bella questa parte motoristica, ragazzi, mi sono divertito veramente molto a farla. E poi guardate che spettacolo, tutte le fiamme blu che escono sia dal cofano, sia qui sotto, ma anche dal, diciamo, il reattore, quello posteriore. Veramente uno spettacolo, ok? Non c'è nessuna componente tecnica, ragazzi, quindi non c'è nulla che si muove. L'unica cosa che possiamo fare, ovviamente, è staccare il parabrezza, così da poter andare ad apprezzare la parte interna. Sia questo sotto che il cruscotto sono semplicemente due adesivi che si attaccano, però dai, diciamo che anche l'interno è abbastanza buono. Mi piace tantissimo, ragazzi, il terzo stop, che peraltro la luce entra dal parabrezza e quindi fa sempre un effetto come se fosse illuminato, e quindi devo dirvi che è veramente bello questo terzo stop, ok? Poi andiamo a richiudere la nostra Batmobile con il parabrezza. Ragazzi, non ho moltissimissimo da dirvi, perché insomma comunque queste Batmobile sono sempre piccoline, insomma non c'è tantissimo da raccontare. Quello che posso dirvi però, raga, è che è veramente uno spettacolo, non vedo l'ora di andarla a posizionare vicino a quelle altre che ho di tutti i film. Peraltro, ragazzi, vorrei fare un giorno un video dove ve le mostro tutte, perché insomma ce le ho tutte, sarebbe bello farle, insomma metterle a confronto una con l'altra. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, fatemi sapere che cosa ne pensate nello spazio commenti qui sotto. E dunque, cari ragazzi, anche per questo video è davvero tutto. Io come al solito vi invito ad iscrivervi al canale, premere sulla campanellina per restare sempre aggiornati su tutte le nuove uscite. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un like bellissimo come questa Batmobile. Mi raccomando, fatemi sapere se vi è piaciuta, se avete intenzione di comprarla. Vi ricordo che vi ho lasciato il link sotto in descrizione. Sempre un bel commentino. Qui da Visio e dalla Batmobile di The Batman è davvero tutto. Io vi mando un grosso saluto. Ciao ciao.